Buonanotte ragazze, allora oggi vi dirò una ricetta dolce, praticamente di un dessert. Se siete, diciamo, se avete delle bustine di ciobar che comunque non utilizzate o che stanno per scadere o comunque ne avete di più o semplicemente volete provare questa ricetta, l'essenziale è una bustina di ciobar. Una bustina di ciobar per una, praticamente, tortino. Quello che ci servono sono la bustina di ciobar, eccola qui, poi un po' di cannella, che io ce l'ho in questo contenitore, poi un po' di zucchero, farina, mezzo bicchiere d'acqua e un uovo. Allora iniziamo subito. Di farina sono praticamente 25 grammi, di zucchero sono 2 cucchiaini e poi di cannella ne metto giusto un pochettino per dare un pochettino di gusto. E che altro? Quindi nient'altro. Allora mischiamo tutti questi ingredienti in questo nostro contenitore grande. Adesso vi faccio vedere. Iniziamo con la farina. Farina praticamente sono 25 grammi di farina, io li ho contati. La bustina di ciobar, ce la infiliamo dentro. Che buon odorino. Poi dopo mettiamo appunto il nostro cucchiaio di zucchero qua, un po' di cannella, come vi ho detto poco a poco, e poi iniziamo. Allora, giro tutti questi ingredienti solidi e poi inizierò a mettere gli ingredienti appunto liquidi. Allora, metto anche l'uovo. Ecco qui. E poi inizio con le mie fruste. Eccoci qua, allora, l'altro passaggio molto importante, prendiamo appunto il nostro contenitore, lo imburriamo. E poi mettiamo anche un po' di farina. Ecco fatto così. Adesso mettiamo il nostro composto qui, che deve risultare così. Quindi comunque non ce n'è tantissimo, ve lo dico. Fatto, allora deve risultare così la nostra tortina, quindi e la mettiamo subito al forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Eccoci qua ragazze, ecco pronta la nostra merendina. Alla fine sono passati una quindicina di minuti al forno a 200 gradi, 180-200 gradi, e come vedete è risultata una tortina abbastanza sottile, come vedete qua, però molto morbida allo stesso tempo, e va benissimo come una merendina così, anche per non esagerare troppo come spessore e come quantità. Quindi la ricetta era questa, spero comunque che vi sia piaciuta e al prossimo video ragazze, un bacione. Muah!